Salve a tutti, sono Boban Pesov e benvenuti in questo nuovissimo video speciale elezioni politiche 2022. Ma cosa diamine è successo? Non me lo aspettavo proprio questo risultato. Ovviamente sto mentendo perché era palese che il primo partito sarebbe stato Fratelli d'Italia, ma soprattutto prevedibile la vittoria schiacciante del centrodestra, che si sta già preparando per andare al cospetto del presidente Mattarella. Però ci sono tante cose da dire. Ma prima osserviamo la mappa, tutto blu. Che cos'è questa cosa? Ah, una macchia di sugo. Ho deciso di elencare quelli che sono i top e i flop di queste elezioni. Partiamo con i veri vincitori, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, vera protagonista di queste elezioni, paragonata dal doppiatore Pino Insegno come la Daenerys della politica italiana. Io sono Giorgia, nata dalle ceneri della fiamma tricolore del Movimento Sociale Italiano, legittima protettrice di Dio, patria e famiglia, degna erede del mascellone del ventennio. Si scherza, ovviamente. O forse no. Comunque, dopo aver sentito la voce di Aragorn sostenere la sua amica di vecchia data, più che Daenerys, a me ha ricordato lui. Per restare a tema il Signore degli Anelli, eh? Dopo un'assurda campagna elettorale agguerrita, ci ritroviamo al potere per la prima volta il partito più a destra dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La Meloni si aggiudica più di 26% di consensi e sarà la prima donna presidente del Consiglio. È un passo avanti, ma 99 indietro. L'ennesimo voto di protesta, da vera tifoseria e l'ennesima fascinazione un po' inquietante per gli urlatori da palco che solleticano la pancia dell'elettorato medio italiano. Ma come siamo arrivati a questi risultati? Beh, c'è da dire che negli ultimi 4 anni è stata praticamente l'unica forza politica, tra le più grandi intendo, ad essere all'opposizione. E questo certamente è un dato significativo che ha favorito la crescita e, come abbiamo visto oggi, la vittoria. Decisamente un altro aspetto da valutare è il fallimento della Lega di Salvini, che è uno dei flop abissali di queste elezioni, nonostante quel tweet del capitano che ha rotto per primo il silenzio alla fine delle votazioni. Centrodestra in vantaggio sia in Camera che in Senato. Sarà una lunga notte, ma già da ora voglio dire grazie. Ma grazie a te, capitano, per queste meravigliose perle. Ha poco da festeggiare, Salvini. La Lega subisce un collasso tragico iniziato nel lontano papete del 2019, passando da un 34% delle europee dello stesso anno, arrivando ad oggi ad un eclatante abissale 8,5 circa. Più o meno come Berlusconi. Wow! Stare in coalizione nel governo Draghi non gli ha giovato per niente e decisamente, come dissi nel precedente video, i suoi scivoloni negli ultimi mesi riguardo alla questione Putin e guerre in Ucraina l'hanno portato ad un totale affossamento. Sicuramente dovrà confrontarsi con il suo stesso partito. E già, qui rischia di saltare qualche testa. O forse no. Papabili soggetti che potrebbero sostituire Salvini, come Zaia o Federica, sono incazzati come delle zazzamite, dato che in Lombardia, Veneto e Friuli, il vero cuore dell'elettorato della Lega dai tempi di Bossi, le cose non sono andate poi così bene. Fratelli d'Italia ottiene il doppio dei voti e il triplo addirittura in Friuli. Ma Salvini non molla e non ammette la sconfitta e non intende dimettersi scaricando la responsabilità del fallimento ad altri esponenti del carroccio. Facile! Atteggiamento completamente diverso invece è quello di Letta, che ammette la sconfitta. Gli occhi della tigre, con la cataratta, ha deciso di dare le dimissioni e questo gli fa onore, lo ammetto. Perché si parla di fallimento? Beh, quel 19% a livello psicologico è un risultato disastroso, nonostante loro siano il secondo partito più votato. Da quando è iniziata questa breve ma intensa campagna elettorale, ho sempre sostenuto che il dato sconcertante non è solo la crescita esponenziale della Meloni ad essere preoccupante, ma di quanto sarebbe stata pesante la sconfitta del centro-sinistra. Perché ora ci ritroveremo una forza all'opposizione blanda, demotivata e incapace di fronteggiare la potenza della destra sovranista. E non basta urlare al lupo, e in questo caso al fascio, per imporsi contro gli avversari. E poi c'è il fattore Draghi. L'errore del PD non è stato tanto il voler sfoderare la carta speciale Agenda Draghi,
va benissimo portare avanti diverse riforme e progetti iniziati prima. Più che altro è l'essersi posto come un partito subalterno di una figura come Draghi, perdendo la propria sovranità, che è fondamentale per presentarsi di fronte all'elettorato e pretendere di essere votato. La figura di Draghi è stata quella che meglio ci ha rappresentato di fronte all'Europa e al resto del mondo? Certo, però non è ciò che pensa una fetta grossa dell'elettorato italiano, che votando la Meloni e riportando in auge i 5 Stelle hanno ampiamente dimostrato che dell'agenda Draghi non gliene frega una beneamata ceppa. Per l'appunto, Conte e i 5 Stelle sono gli altri superpromossi di queste elezioni. Campagna oggettivamente magistrale, quella del camaleontico Conte. E voglio ricordarvi che è l'unico uomo che è riuscito ad essere il premier di uno dei governi più populisti e sovranisti della storia e l'anno successivo il premier di un governo di centrosinistra riformista. What? Eppure l'elettorato 5 Stelle ha la memoria di Dori. Conte poi ha saputo cogliere il momento giusto per far cadere il governo Draghi e ritrovarsi preparato per queste anticipate elezioni. E neanche la scissione interna del movimento l'ha scalfito, tutt'altro. E Di Maio, abbiamo visto che fine ha fatto. Un po' mi dispiace. Un po'. Altra carta vincente è il suo voler puntare sul mezzogiorno, concentrando la sua campagna elettorale prevalentemente al sud, consapevole che avrebbe ottenuto molti consensi sfruttando il jolly del reddito di cittadinanza e presentandosi come l'unica alternativa giusta per il meridione. E questa strategia l'ha solo premiato. I 5 Stelle, da essere visti come un partito morente, un po' come il mio canale YouTube, che a fatica sarebbe arrivato al 10%, si ritrova un ottimo risultato sopra ogni previsione. E si prospettano scenari interessanti in futuro, dato che i 5 Stelle potrebbero anche aumentare i consensi, essendo loro chiaramente più avvezzi a fare opposizione che governare. E poi c'è Berlusconi. Tic-toc-tac. E ci è riuscito ancora. No, sul serio. C'è ancora gente che lo vota. Lo so, è assurdo, però più di 3 milioni di italiani hanno votato ancora per lui. Sicuramente ha giovato del fallimento della Lega. Tanti si sono ritrovati orfani a non voler dare il voto alla Meloni perché magari, boh, li avrebbero etichettati come dei fascisti e quindi si sono ritrovati fra le braccia del Papi. Bene. Che bello. Ancora Berlusconi. Per i prossimi 5 anni. Terzo polo, Calenda Renzi. Promossi? Diciamo rimandati. Sì, una piccola soddisfazione amara per loro, superando di qualche punto le previsioni, ma decisamente si presentano in Parlamento come una forza che difficilmente ha i numeri per influire sulle scelte del futuro governo. Hanno un grande margine di crescita, questo sì, ma per ora sono lì, nel limbo. Poco influenti. Ma il più grande flop di queste elezioni è l'elettorato. 64% di affluenza. Insomma, un terzo degli italiani aventi diritto di voto se ne sono sbattuti altamente le palle e non sono andati a votare. E sono certo che tanti di loro diranno: e perché dovrei votare? Tanto non cambia mai un cazzo. E magari per i prossimi 5 anni continueranno a lamentarsi del governo, delle istituzioni, della classe politica. E noi che siamo andati alle urne a dare il nostro voto, dobbiamo aspettare di vedere come si muoverà questo governo capeggiato dalla Meloni. Come possiamo descrivere questo scenario? Preoccupante. Non tanto per chi ha vinto, ma per chi ha perso. Perché dopo tanti anni anche una donna battagliera come la Bonino non sarà più parte di questa legislatura. E questo deve farci riflettere parecchio. Si prospettano scenari movimentati, però io sarò qui ad osservare e magari facendolo insieme a voi, accompagnato dalle mie vignette, anche solo per strapparvi qualche risata o farvi riflettere. Sarò qui e siateci pure voi. Sono tornato, cazzo!